Allora, vi salutiamo, ci sentite adesso? Spero di sì. Sono qui con la direttrice della Gallus, alla quale a breve passo la parola. Prima di iniziare vorrei ringraziare le due persone che si sono collegate per darci una mano stasera, che sono Federico Vertua, che è l'accompagnatore di quest'estate, Buonasera a tutti. mio assistente, e Tommaso Stucchi, che è un partecipante di New York, l'ultimissima edizione, che mi ha detto subito di sì di voler partecipare per raccontare Buonasera a tutti. l'esperienza. Ciao ragazzi. Passo la parola alla direttrice. Io vi rubo solo veramente un minuto. Parlare di New York è per me un sospiro di sollievo. Prima di tutto perché ho chi organizza questa esperienza, la professoressa Vozinovic, con con un entusiasmo, una passione, una competenza che io non ho visto in tante persone. Ecco, quindi questi sono viaggi, quello di New York e quello di Dublino, che noi proponiamo. Per quei ragazzi che sono capaci di seguire e che possono da questa esperienza trarre molto. Sappiamo che può essere oneroso per le famiglie, ma poi Irena vi dirà tutto quanto. Io dico prendetele in considerazione, anche se vi può sembrare un passo molto, come dire, oneroso per la famiglia. Perché se fate i conti con tutto quello che viene proposto, davvero potete pensare di fare autofinanziamenti, attività varie, insomma, chiedere regali di Natale ai parenti, amici e conoscenti, perché è veramente un'esperienza che vale la pena. E vale la pena perché Tommaso e Federico mi ascoltano e poi possono confermare o smentire, a loro scelta. Perché proprio sono accompagnati da professori che, come Irena, conoscono la realtà, conoscono i ragazzi, conoscono la scuola e anche quell'esperienza diventa davvero educativa e formativa. Non sono abbandonati, anzi, è un gruppo che cresce insieme e quando tornano sono persone diverse. Tommaso forse poi vi potrà dire qualche cosa. Quindi, sono molto contenta di questa iniziativa. Prendetela in considerazione, ascoltate Irena, chiedete particolari e poi va bene, parlerete con i vostri tutor. Però lascio Irena la parola perché possa chiarirvi i dubbi. Buona serata. Grazie, grazie. Sì, grazie mille. Grazie. Grazie. Vi lascerò poi la parola a fine della riunione. Apro, vi metto in condivisione poi i miei assistenti preziosi. Ditemi se riuscite a vedere la presentazione solo un attimino che con la tecnologia, Fede lo sa anche con Google Maps, per quello ce l'ho come mano destra. Allora, presenta ora, forse ce la facciamo. Condividi. Oh, ah, ce l'ho accesa. Ok. Dovreste vedere la presentazione adesso, Si giusto? vede, si vede. Molto bene, grazie Fede. Allora, come l'anno scorso, anche quest'anno è una grandissima emozione potervi presentare il progetto di New York al quale ci teniamo tantissimo, perché negli anni abbiamo visto il beneficio, a volte anche un po' magico, no? Che porta, che crea, che fa scattare nei nostri ragazzi e anche noi accompagnatori che viviamo questa esperienza a 360 gradi con loro. Questa esperienza è promossa dalla Regione Lombardia, cioè la regione, noi ci siamo aggiudicati dei fondi che la Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno. Abbiamo vinto
vinto un bando e insieme al partner che è la scuola di lingua TLA possiamo proporre ai nostri ragazzi l'esperienza di un mese a New York a prezzi che ancora teniamo in tutti i modi a tenere ridotti. Inizio con la nota dolente perché vorrei anche spiegarla. Quest'anno, cioè l'anno scorso abbiamo dovuto, negli ultimi due anni, abbiamo dovuto combattere il Covid, cioè arrivare alla partenza per Dublino, per New York, per chi c'è stato sa che è stata un'incognita fino all'ultimo, che fino all'ultimo ci tenevamo aggiornati, che sì, la situazione pandemica negli ultimi anni non ci ha fatto vivere con serenità e tranquillità la preparazione di questi progetti. Arrivare a New York anche prima del Covid non è stato una passeggiata, ci sono sempre mille pezzettini come un piccolo puzzle che deve essere messo a posto, dove se una cosa non va bene tira giù un domino effect che colpisce tanti altri aspetti. Dopo una volta, speriamo, in qualche modo affrontato e combattuto il Covid, almeno diminuiti i suoi effetti, abbiamo un'altra grande sfida che purtroppo è l'inflazione che ci sta facendo vivere un periodo non per niente bello e simpatico. Lo sapete anche voi dalle spese quotidiane, dalle bollette che dobbiamo affrontare nella nostra quotidianità. Così come la nostra quotidianità ha subito tantissimi aumenti per quanto riguarda i costi, ahimè anche il nostro progetto di New York ci chiede un sacrificio un po' più importante di quello che era all'inizio. Praticamente l'aumento della quota che noi chiediamo, perché come abbiamo sempre detto nel passato, i progetti che noi facciamo, progetti all'estero, non hanno lo scopo di lucro, noi riceviamo i fondi e la differenza tra quello che paghiamo i voli, l'assicurazione, il college, la scuola e così via, la chiediamo come contributo alla famiglia. Quest'anno io che sono sempre ottimista, lo ero durante il periodo del Covid, quest'anno ho un po' tremato, avendo paura che non ci saremmo arrivati a stare dentro i costi, perché il college ci ha alzato la quota, i voli sono raddoppiati. Se una volta pagavamo un biglietto di una certa cifra partendo come il gruppo, quest'anno i primi preventivi che ho ricevuto erano il doppio di quello che era prima del Covid, ma anche l'anno scorso. E poi la grandissima incognita, purtroppo, sulla quale non abbiamo nessun potere, è il valore del dollaro rispetto all'euro. Perché l'anno scorso, quando abbiamo fatto la proposta ai ragazzi, il dollaro ha avuto un valore. Quando siamo arrivati a pagare il college, perché lo paghiamo in dollari, non in euro, tutto quello che avevamo pensato che ci sarebbe costato in euro alla fine era molto di più, perché l'inflazione purtroppo ha scombussolato i valori, l'euro ha perso il valore rispetto al dollaro e tutto quello che noi adesso andiamo a comprare in America costa molto di più. Quindi se vedete il contributo, cioè oggi come oggi, con il valore del dollaro di oggi, la scuola può considerare 2.200 euro di contributo come minimo richiesto. Purtroppo, conoscendo la situazione e l'inflazione che sta galoppando, non so se quando arriveremo alla somma dei conti, quando dovremo tirare giù la riga, che sarà a giugno, molto fine maggio più o meno, se il valore sarà ancora questo. Io me lo auguro, però per non avere brutte sorprese, perché l'anno scorso ci siamo trovati nella situazione dove ai genitori sotto partenza dovevamo chiedere un piccolo aumento,
volevamo portarci un pochettino avanti dicendo che la cifra può variare. Noi speriamo che, non può, che rimanga 2200, perché non vogliamo, già questo ci pesa chiedere ai genitori, questa è una cifra importante. Se dovesse salire il valore del dollaro e noi non ci potessimo più stare dentro con i costi, stimiamo che la somma potrebbe aumentare di 100, 200, massimo 300 euro. Ecco, ci tenevo prima di chiarirvi l'aumento, perché quest'anno costa di più rispetto agli altri anni. Vi assicuro che dietro, cioè, per tenere ancora così, tra virgolette, bassa, perché è bassa, c'è stato un duro lavoro per riuscire a mettere degli equilibri e proporre comunque una cosa contemplabile alle nostre famiglie. Siamo contenti che quest'anno il bando sia uscito subito a settembre, abbiamo già saputo più o meno a metà ottobre i risultati, l'esito del bando, per cui ci siamo portati avanti e possiamo parlarvene adesso, così che abbiate abbastanza tempo per capire se è una somma affrontabile per la famiglia o meno. Ci sono più mesi a disposizione rispetto all'anno scorso, perché essendo un bando biennale ogni 2 anni cambia la tempistica. Quest'anno siamo fortunati che possiamo partire prima, l'anno successivo molto probabilmente non se ne parlerà prima di febbraio, perché parte una nuova conquista. Allora, detto ciò, parliamo di cose belle, di quello che è New York. Che cosa comprende, cosa vuol dire andare con la scuola un mese a New York, e che cosa si possono aspettare i nostri ragazzi? Prima di tutto comprende il viaggio andata e ritorno con un volo diretto da Milano. Quest'anno abbiamo cambiato la compagnia aerea e voliamo con gli Emirates. L'anno scorso eravamo con Ita Airways, quest'anno la soluzione che ci conteneva di tenere le spese contenute era il volo degli Emirates, che è sempre un volo diretto. Si parte come l'anno scorso, coincidenza, 3 luglio, che questa, scusate, qua non abbiamo cambiato le date perché erano le stesse, 3 luglio del 2023, e torniamo 3 luglio del 30 luglio, si parte di lunedì, torniamo di domenica, ma attenzione, il rientro a Milano in realtà è lunedì, il giorno successivo, perché per il fuso orario atterriamo al mattino del giorno successivo, quindi i partecipanti, mi raccomando, se doveste ripartire per un'altra vacanza, teniate conto che non torniamo il 30 ma il giorno dopo a Milano per via del fuso orario. Quindi una volta arrivati a New York abbiamo il transfer dall'aeroporto, la metro card per 4 settimane, che comprende tutti i viaggi con la metro, con i mezzi a New York. Tenete presente che solo questa carta per un mese costa sui 130 dollari, se non mi sbaglio. Alloggio in una camera doppia in Wagner College, poi vi parleremo un po' più dettagliatamente rispetto al college che ci accoglie. Il vitto in full board, praticamente da lunedì al venerdì i ragazzi hanno colazione, pranzo e cena, mentre nei weekend si fa il tipico brunch americano, si dorme un pochettino di più e la cena. Corso di inglese e tutte le mattinata, quindi le mattinate non sono libere, i ragazzi avranno un corso di inglese di 3 ore ogni mattina con i docenti madrelingua, mentre nei pomeriggi sono previste le attività che organizziamo io e i miei colleghi. City Pass per 6 attrazioni a pagamento. Quest'anno siamo riusciti a vedere 8 attrazioni a pagamento,
facendo dei risparmi perché avevamo il budget che dovevamo gestire sulla cena, quindi riuscivamo a risparmiare magari sulla cena bevendoci banalmente l'acqua e non Coca-Cola, e siamo riusciti a far vedere ai ragazzi dai risparmi delle cene due attrazioni in più, quindi i ragazzi hanno visto 8 attrazioni a New York a pagamento. Tenete presente che un'attrazione, un qualsiasi ingresso in un museo costa dai 30 ai 40 dollari in su, e noi siamo riusciti a entrare in 8 musei, 8, cioè diverse, poi vi spiegheremo un po' meglio cosa abbiamo visto. Almeno 20 uscite didattiche, in realtà ogni pomeriggio è un'uscita didattica, ogni pomeriggio si cerca di vedere e imparare un qualcosa di nuovo. Abbiamo visitato le aziende del settore, poi Tommaso di sicuro avrà voglia di raccontarvi che azienda ha visitato quest'anno. Materiale didattico vuol dire che sono fornite le dispense, mi raccomando, da Milano non partite senza un quaderno e senza una penna, e pacchetto con la polizza assicurativa. Quest'anno invece non ci saranno 3 accompagnatori, ci saranno 2 accompagnatori con la esperienza pregressa, ci sarò di sicuro io, e io spero Fede che tornerà a fare il mio assistente. Fede, hai qualcosa da aggiungere? Tutto perfetto, Irene, niente da aggiungere. Perché partiamo? Perché di sicuro il viaggio a New York per i nostri ragazzi apre la mente, diventa un'esperienza a 360 gradi, dove all'età di 16-17 anni arrivano con la scuola anche con dietro una storia che noi cerchiamo di promuovere, che riteniamo fortemente educativa, di merito, quindi si sono meritati un'esperienza del genere, sono stati scelti per un'esperienza del genere, e arrivano in una città con 1000 stimoli, 1000 opportunità, 1000 possibilità di vedere cose nuove, di abbracciare una nuova cultura, si scontrano con una città che vive davvero ai ritmi. Persino per noi che viviamo a Milano non immaginabili, e negli anni abbiamo visto che questa esperienza di incontro culturale con una realtà come quella di New York fa nascere e fa scattare nei ragazzi davvero la voglia di scoprire il mondo, perché poi uno dice a se stesso: se ci sono arrivato, dov'è il confine? Cioè posso fare tantissime altre cose, così come qualcuno qua che ha fatto Dublino con me quest'anno di sicuro è partito un po' con un pochettino di paura, vedo la mamma di Riccardo con un po' di paura, con un po' di ansia di come andrò ad affrontare una realtà lavorativa, poi ci arriva, ce la fa e torna a casa con una consapevolezza di sé, una sicurezza, una voglia di scoprire, di fare altre cose, altre esperienze di questo tipo, tant'è che stasera vedo tanti dei miei Dubliners carinissimi qui in riunione con noi. E New York è tutto questo ampliato ancora a un'ennesima potenza. Dove andiamo? Fede, vuoi aiutarmi? Assolutamente sì. Allora, i ragazzi, anche noi in realtà, alloggiano nel Wagner College, che è un college a Staten Island. È bellissimo, sembra, è effettivamente uno dei college dei film che vediamo, tanto che è stato girato un film all'interno di questo college. È molto bello perché si dorme in dei dormitori, le camere sono un po' spartane, però ci si abitua subito, e anche perché in camera si passa poco tempo. Il college è attrezzato di tutto quello che serve, quindi ci sono i bagni, sono le camere, c'è la mensa del college, non so se è la prossima slide, Ira. Sì, allora praticamente se ci geolocalizziamo, il college si trova su Staten Island, che sarebbe qua più o meno, e noi tutti i giorni per arrivare in quello che riconosciamo come la City, no, il centro di New York, su Manhattan, dobbiamo prendere un ferry, un
un traghetto che più o meno passa sotto la Statua della Libertà, che la vediamo due volte, andata e ritorno, con dei con praticamente la vista di, dello skyline di New York, è un mozzafiato, è un miracolo, direi, ogni giorno di diverso che si prospetta tra il cambio della luce, le nuvole, cioè non l'ho vista mai uguale due volte, perché uno dice una città completamente artificiale e invece per me spesso è stata un miracolo della natura mista con quello che ha creato l'uomo, quindi già questa è una magia che ci offre la posizione del college dove ci troviamo. Come diceva Fede, il college offre tantissime, diciamo, cose a disposizione, alcune sono a disposizione, altre no, dei ragazzi, tipo la piscina, ve la dico già, ve la scordate, perché gli americani dicono i minorenni non possono entrare in piscina per motivi di sicurezza. Campo di basket sì, invece qua Fede e Tommaso, che andavano spesso a giocare mentre io avevo paura che si potessero fare del male, però per fortuna niente infortuni. Campi dal calcio, palestra, questi qua sono i nostri ragazzi, questa foto qua non è scattata, che hanno giocato insieme agli americani in una delle giornate che ci siamo fermati al college e non siamo andati via. Oltre a questo, ogni anno dico, farò la foto vera della stanza, poi mi dimentico sempre quando entriamo. Questa è la foto, diciamo, un pochettino più carina di quello che le stanze sono realmente. Le stanze sono molto spartane, lo diciamo sempre, hanno il giusto indispensabile, hanno due letti, una scrivania e due armadi, perché tanto non passiamo tanto tempo dentro quella stanza, ci serve ai ragazzi solo per dormire. All'inizio ogni volta che arriviamo sono un po' scioccati, perché si aspettano un po' qualcosa di pochettino più lussuoso, però poi quando dobbiamo andare via piangono, perché non vogliono lasciare quella stanza molto spartana alla quale si sono affezionati. Comunque camere sono le camere sono doppie, la biancheria viene fornita insieme agli asciugamani dal college, e i servizi, quindi i bagni, sono sullo stesso piano e sono in condivisione, quindi i maschi avranno dei bagni nel loro piano, pianerottolo, nella loro parte del corridoio per i maschi, le ragazze insieme alle docenti nel pianerottolo dedicato alle ragazze. Vi dico, cioè anch'io condivido il bagno con i ragazzi, è una questione anche fede, è una questione un pochettino di flessibilità, spirito di adattamento che vogliamo che i ragazzi acquisiscano durante queste esperienze. Se ce la possiamo fare noi grandi, penso se la possano fare anche loro. È anche bello perché i ragazzi imparano a condividere gli spazi, imparano che la libertà, che la sua libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro, no? Cioè vivere in un college, per me vivere da studente nella casa dello studente è stata una delle più grandi lezioni di vita, così anche per i ragazzi quando devono ambientarsi e inserirsi in un posto dove sono ospiti prima di tutto. Questa è la fantastica mensa, dove abbiamo la colazione e il pranzo, all you can eat, dove davvero c'è per tutti i gusti, nel senso che il buffet è davvero vasto e nessuno penso mai si sia lamentato del cibo del Wagner College. Tommaso, tu che dici, Tommy? Hai mangiato bene? Sì, sicuramente si mangia tutto, cioè c'è la disponibilità di qualsiasi cosa, cioè è incredibile che ci sia tutto. E il fatto è che ovviamente noi italiani siamo abituati in un modo molto diverso rispetto a loro americani, soprattutto in un college. Quindi secondo me ognuno la vede a proprio gusto. Io mi sono trovato benissimo, comunque sempre una mensa pulita come tutto il college, quindi per me è tutto perfetto.
Grazie. Invece, come vi ho detto, nel weekend abbiamo il brunch, ci svegliamo un pochettino più tardi e i ragazzi hanno il tipico brunch americano, mentre la sera si mangia nei diversi ristoranti che spesso sono i fast food in giro per la città. Questi a volte in questo l'ultima volta, cioè nell'ultimo luglio, abbiamo anche fatto le cene al parco, ci siamo ordinati le pizze, ci siamo arrangiati mille volte, però penso che i ragazzi abbiano sempre avuto abbastanza cibo, ci siamo riusciti a gestire bene quello che è il cosiddetto pocket money per la cena. Giulia, no. Giulia, scusami, posso chiederti se puoi spegnere la... Grazie, grazie mille. Ciao, intanto. La routine durante la settimana, questa è la tipica settimana di lunedì, venerdì, si alza alle 7:30 circa perché bisogna fare la colazione entro un quarto alle 9. Alle 9 si parte con le lezioni di inglese, la mattinata prevede anche una pausa e poi dopo le 3 ore di inglese c'è il momento del pranzo e nel pomeriggio i ragazzi vengono sottoposti alla mia tortura. Che vuol dire? Ascoltatemi bene, qualcuno che aveva fatto con me a Dublino lo sa già, si cammina non tanto, tantissimo, perché per vedere, esplorare New York bisogna anche attraversarla, no? Affrontarla in diversi modi e di sicuro non verrete risparmiati dalle camminate. Spesso facciamo sui quanti? 15-20? 20.000 la media di... Sì. Sì, esatto. Tornano, cioè non a New York potete mangiare tutto quello che volete, non ingrassa nessuno perché si cammina tantissimo. Si torna tutti belli in forma, pronti per l'estate. Quindi tutti i pomeriggi sono organizzati da noi, che siano le esperienze, cioè le attrazioni a pagamento oppure l'esplorazione dei diversi quartieri, perché New York è bellissima per questo, perché ogni quartiere è diverso dall'altro e quindi ogni quartiere merita l'attenzione di almeno un pomeriggio, e noi siamo fortunatissimi di avere a disposizione un mese perché ci consente di girare davvero per filo e per segno la città e fare tante cose che magari i gruppi che stanno 15 giorni non hanno il tempo utile per fare. Quindi pomeriggi, le visite, esperienze sul campo, gite, anche visite delle aziende. Per l'anno prossimo abbiamo già le idee diaboliche per implementare la parte delle aziende, quest'anno abbiamo iniziato direi anche bene. E dopodiché si cena e c'è il rientro al college. Allora il ritorno al college e il coprifuoco alle 22:30. 22:30 vuol dire faccio la doccia, arrivo in college, faccio la doccia, vado in stanza. Vorrei dire a tutti sottolineare che l'esperienza di New York è un'esperienza di gruppo, cioè non è una gita di 30 giorni, quello che ho detto il primo giorno ai ragazzi di quest'anno e sono stati un po' colpiti da questa mia frase, ho detto io non sono venuta con voi qua in gita, perché io qua con voi vivo 30 giorni, sono venuta a fare un'esperienza insieme a voi, quindi dobbiamo lavorare come una squadra. Lavorare come una squadra vuol dire che io devo dormire di notte, io insieme ai miei accompagnatori, perché se noi non dormiamo voi non fate niente. Questo vuol dire che anche voi dovete dormire, cioè siamo qui insieme e la notte è dedicata a questo. Se di giorno vogliamo fare l'immersione nella realtà newyorkese a 360 gradi, l'esperienza di New York non è una vacanza, non è un'esperienza in autonomia, quindi chi di oggi presenti decide poi dopo di completare l'adesione a questa fantastica avventura, dice di sì a un elenco lungo di cose, dice di sì a volersi adattare alle dinamiche del gruppo, dice di sì a
una flessibilità dove diventa il suo io, diventa parte di un noi, quindi l'esigenza di ogni singolo purtroppo non la possiamo sempre soddisfare, perché siamo in 26 persone che si muovono in una città di, adesso io sono scarsissima con i numeri, però mi sembra 11 milioni di persone circa. È un'esperienza dove uno, diventando flessibile a casa, si porta una di quelle life skills che poi sono super richieste nel mondo del lavoro. Quindi è un'esperienza fortemente di gruppo, dove chi nel gruppo è sotto la richiesta delle regole non sa stare, è meglio che non avanzi la richiesta di entrare a fare parte di questa avventura, perché è una grandissima occasione di crescita, ma come tutte le grandissime occasioni comporta anche un comportamento adeguato, comporta anche il sacrificio, la fatica delle camminate per vedere un qualcosa di bello, no? La fatica, la stanchezza, perché io prima ho sfogliato le foto per fare una selezione di una quindicina di foto di quest'anno, e ho visto me stessa in certe foto e mi sono spaventata, perché avevo le occhiaie, perché si fa una fatica nella vita in generale per arrivare a vivere una cosa bella, no? Quindi il coprifuoco, ritorno al college, le regole, stare dentro la richiesta sono davvero importantissime per chi pensa di voler partecipare a questa esperienza. Lo diciamo sempre, prima di dire di sì a New York, fare un attimo la riflessione su: ce la faccio io a stare dentro un gruppo di 24 persone e di seguire le indicazioni, di essere sempre puntuale, di voler investire la fatica per scoprire una città favolosa? Queste sono un po' le foto, più che altro degli anni precedenti, delle cose stupende e meravigliose che accadono a New York. I nostri ragazzi che hanno fatto diverse sfide, cioè tra cui era anche quella di fare le foto con un qualcosa di tipico a New York, e hanno scelto, cioè, i poliziotti, le diverse uscite, le diverse attrazioni che vediamo, e poi vabbè, quest'anno per esempio darei un po' la parola a Tommaso, abbiamo aggiunto, oltre alle attività a pagamento, all'esplorazione di diverse realtà culturali, diversi quartieri, abbiamo aggiunto anche una componente molto importante per noi come una scuola professionale, che è la visita delle aziende. E quindi Tommy e Fede sono stati qua, che questa è la sede, il balcone, no, della sede di Google centrale, hanno visitato la sede newyorkese di una delle più grandi aziende mondiali. Tommy, ci vuoi dire com'è andata? Allora, io mi ricordo ancora il giorno, anche la data, perché è stato per me forse il giorno più bello della mia vita. E ringrazio anche tanto la professoressa Bozinovic, perché senza di lei non avrei mai fatto questa esperienza, e anche Fede per avermi accompagnato. E abbiamo comunque visitato, grazie a questa persona che si vede in foto, Bruno, lui lavorava a Milano, adesso vive lì nel New Jersey e lavora lì da Google. E in pratica ci ha fatto vedere in 13 piani quasi tutta la sede di Google, anche perché è veramente immensa come sede, è la terza più grande del mondo. E per me, da informatico, che ho fatto 4 anni nel settore informatico in Galdus, è stato un po' la chiave per il mio futuro, diciamo, perché dopo quel giorno lì adesso ancora ho il sogno di tornare a New York per quella giornata lì. Per me è stato appunto
era un sogno e lo è tuttora. Il fatto di ritornarci per me sarebbe ancora, non so, sicuro, cioè, il fatto di New York è che come a me è cambiato la mia sicurezza. Infatti prima ero sempre insicuro di andare dall'altra parte dell'oceano e a visitare poi la sede di Google, cioè non era proprio minimamente nella mia testa come cosa. Il fatto è che ce l'ho fatta e spero tanto che tutti voi ragazzi possiate fare un'esperienza del genere, perché questa esperienza, oltre a io che ho visitato la sede di Google, non c'è solo quello, è che avete davanti a voi un'esperienza unica che difficilmente vi capiterà nella vita. Sicuramente andare a New York, ma non con la scuola, con un gruppo fantastico che vi creerete voi e con anche degli accompagnatori che sono perfetti, diciamo. Grazie Tommy. Grazie Tommy. Allora, oltre alla realtà di Google, abbiamo fatto un salto veloce alla pasticceria di Vadi Balastro. Queste sono le nostre pasticcere del gruppo che hanno fatto la foto, purtroppo con la figura di cartone. Un'altra cosa molto importante rispetto alle aziende che abbiamo fatto, siamo andati a visitare una pasticceria italiana aperta nel 1892, quindi quest'anno fanno ben 130 anni di attività, dove i ragazzi, vabbè, oltre alla fine assaggiare i dolci, hanno soprattutto i ragazzi di cucina, pasticceria e sala bar, hanno avuto il modo di confrontarsi sulla realtà ristorativa di questo tipo e anche su di scoprire una storia di una famiglia che porta avanti una tradizione di pasticceria italiana da più di un secolo, no? E quindi per il prossimo anno di sicuro abbiamo in mente di continuare questa scoperta e ricerca delle aziende, di mettere in contatto i nostri ragazzi anche con le aziende del territorio. Fede, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma in realtà hai detto tutto, nel senso che l'unica cosa su cui vorrei, diciamo, mettere il punto è proprio il fatto di sapersi adattare alle situazioni, nel senso che i ragazzi devono riuscire, almeno chi vuole fare questa esperienza e viverla pieno, come l'ho vissuta io quando l'ho fatta da studente, perché io sono stato studente di Rena e poi sono diventato la scorsa estate collega, ed è stato molto molto bello. Bisogna sapersi adattare per riuscire a vivere appunto questa esperienza pieno, perché è veramente un'esperienza che vi porterete per tutta la vita. A me ha cambiato completamente come persona e credo che si sia anche intuito dalle parole che ha detto prima Tommy, parti in un modo, torni in un altro. A me ha veramente cambiato la prospettiva sulla vita. Ho deciso dopo questo viaggio di iniziare a studiare all'università e anch'io, come Tommy credo farà, cercato in ogni modo di tornarci, riuscendoci la scorsa estate, sempre grazie a questa esperienza. Quindi secondo me sapersi adattare, avere anche, diciamo, assumersi un po' di responsabilità, crescere, è importantissimo per riuscire a, prima di tutto, vivere questa esperienza pieno e poi fare in modo che anche gli altri, quindi anche i vostri compagni di viaggio, la vivano e appunto si crei un gruppo fantastico come quello che è stato l'anno scorso, e Tommy può confermare come è stato il mio e come quello spero sarà dell'anno prossimo. Sì, devo dire che questo è Fede da studente, e poi dopo qui ce l'ho invece come Fede collega che ho coinvolto in questa esperienza dopo un po' di anni, chiedendogli una mano di aiuto come accompagnatore. Vorrei dire che è stata una scelta azzeccatissima, tanto che io lo vorrei anche il prossimo anno, perché a parte la sua conoscenza tecnologica che ha compensato le mie difficoltà,
è stato davvero un bellissimo ponte tra noi docenti e i ragazzi, perché ha portato quella maturità giovanile nel gruppo, e direi che grazie anche a questo ponte si è creato davvero un bellissimo legame tra i ragazzi, tra noi docenti che li abbiamo accompagnati, e penso che l'esperienza dell'anno, che spero anche si ripeta anche quest'anno con il nuovo gruppo, così come è stata quella di Dublino, cioè molto sentita, molto profonda, molto il gruppo molto affiatato che si è creato, la stessa cosa si è ripetuta anche a New York. Penso anche a causa di 2 anni molto difficili che abbiamo vissuto, dove ai ragazzi in qualche modo è stata negata qualsiasi libertà, penso che sia loro che noi abbiamo approfittato di, cioè che abbiamo apprezzato, non approfittato ancora di più il miracolo che è stato tornare a viaggiare, no? Cioè, che forse prima del Covid era un po' scontato, adesso è la mia fatica, perché quello che dico sempre ai ragazzi, che dicevo, e adesso non sento l'esigenza di ripeterlo, però lo ripeto lo stesso, nel passato dicevo sempre ai ragazzi che la mia fatica a New York, quando li porto, è far sì che loro si rendano conto quanto sono fortunati di essere in quelle condizioni, di vivere quell'esperienza. Penso che l'anno scorso, quest'estate, quello che è successo con Dublino e che è successo anche a New York, che non abbiamo dovuto fare questa fatica, perché già di per sé si rendevano conto dell'unicità dell'esperienza che stanno vivendo, e penso che questo ha contribuito ancora di più di viverla in modo molto profondo a 360 gradi per tutti, sia per loro che per noi. Questa è stata una serata, per esempio un martedì dell'ultima settimana, che io porto particolarmente nel cuore, dove cioè in un momento molto bello di un tramonto sul fiume ci siamo resi conto che l'esperienza sta per finire, e c'è stata una valanga di pianti partita tra l'altro da me che è stato anche un dispiacere per noi docenti far finire l'esperienza, perché stavamo talmente tanto bene. Spero che questo si ripeta anche quest'anno, ma per far sì che questo possa accadere serve davvero quello di cui le cose di cui parlavano Tommy e Fede, cioè la voglia dei ragazzi di far parte di un gruppo e di vivere questa esperienza come un'avventura in comune, come un'esperienza di tutti e 26 e non una gita scolastica, perché una gita scolastica non lo è, non è una vacanza, è un'esperienza che la scuola propone. Quindi dire di sì, come abbiamo detto, e concludo, vuol dire di sì a una lunghissima serie di cose che ci permettono di stare bene insieme per un mese a New York e scoprirla davvero nel suo splendore. Cosa serve quindi per quanto riguarda la selezione? Allora, abbiamo sempre, come sapete, diverse volte l'abbiamo detto, abbiamo sempre messo, diciamo, il rendimento scolastico come non importante, ma l'ultima delle cose importanti, perché abbiamo sempre ritenuto che il comportamento professionale, l'affidabilità, vadano prima di bravura in matematica o in inglese. Quindi uno che magari in matematica non ce la fa e ha l'insufficienza, non è detto che non verrà scelto se si è dimostrato per quanto riguarda il comportamento e l'affidabilità all'altezza di quello che noi chiediamo come scuola professionale, che voi di sicuro ormai già sapete a memoria, parliamo talmente tanto del comportamento professionale sin dal primo momento, da quando i ragazzi entrano. Quindi assenza di note, sospensioni, eccessivi ritardi, precisione dei compiti, buon comportamento professionale, un atteggiamento positivo e propositivo sia in stage che in aula e così via. E poi, come una delle ultime caratteristiche, arriva anche il rendimento scolastico. Per partire, documenti necessari: il passaporto per tutti, quindi per chi pensa di candidarsi inizia già a mettere, magari fare un appuntamento, che appuntamenti poi si possono anche disdire nel caso. ESTA, che è un documento che chiediamo vicini alla partenza, non appena sono pronti i passaporti, che praticamente sostituisce il visto, è un permesso di
entrare in America, e visto per i cittadini non di Unione Europea, anche di alcuni paesi dell'Unione Europea che non sono dentro la zona Schengen, ma questo lo vedremo poi più avanti. Visto ha un costo, anche l'ESTA ha un costo, l'ESTA costa sui 20 euro adesso, visto l'ultimo aggiornamento che ho avuto era sui 100, 140, 150 euro. Per il visto c'è tutta una procedura, ma anche per l'ESTA, dove non vi lasciamo da soli se sarete super accompagnati dalla sottoscritta nell'ottenimento dei documenti, quindi non vi preoccupate, cerchiamo quest'anno, siccome l'anno scorso abbiamo avuto diverse difficoltà nell'ottenerli, cercheremo quest'anno di far uscire il prima possibile le graduatorie per avere più tempo per sbrigare queste vicende burocratiche a volte poco simpatiche. Tessera sanitaria naturalmente necessaria, anche se praticamente tu, malauguratamente, se dovesse succedere qualcosa, tutto va tramite l'assicurazione sanitaria, quindi l'assicurazione sanitaria è indispensabile, imprescindibile in America. Per quanto per quanto riguarda il contributo, vi avevo già spiegato all'inizio, poi più avanti, quando vengono pubblicate le graduatorie, verranno anche pubblicati le scadenze per il pagamento e a rate, naturalmente. Di solito facevamo, penso, 3 rate, si può contemplare di fare ancora una in più, vediamo adesso come saranno le tempistiche, più avanti ci si viene incontro. L'ultima cosa che volevo dirvi è che dopo, cioè non stasera, naturalmente domani in giornata o più tardi dopodomani, sul registro elettronico verrà pubblicato un modulo di Google che poi vi chiederemo di completare per l'adesione al progetto. Dopodiché i direttori, in base all'adesione, in base ai corsi che hanno, faranno la graduatoria che poi vi manderemo, vi pubblicheremo. Aprirei la parentesi domande, se ci sono. Io volevo chiedere 2 o 3 cose, se è possibile. Sì, prego. Allora, se il tour, cioè se il gruppo parte il 3 di luglio, significa che gli esami termineranno a fine giugno? Sì, esami, okay. A fine giugno, sì, assolutamente. Esami di terza, ok. Poi l'assicurazione medica che è inclusa, è già un'integrativa che copre fino a quale importo? Allora, praticamente io, se volete, vi posso mandare quella che abbiamo avuto l'anno scorso adesso, sì. Esattamente l'importo che abbiamo avuto, era un'assicurazione abbastanza, cioè che copriva, adesso non mi ricordo più l'importo esatto, ma era davvero la più forte sul mercato che potevamo acquistare, l'abbiamo acquistata per quanto riguarda l'assicurazione, non so cosa ho fatto qua, non abbiamo assolutamente cercato di risparmiare. Ok, no, perché ci sono le assicurazioni di base incluse nelle quote, diciamo. No. Integrativa che si fa parte di solito? No, questa era l'assicurazione, si chiamava 360, mi pare, e copriva sia il rientro nel caso di Covid, sia tutte le spese mediche. Era un importo abbastanza importante. Tutte quelle che c'erano sul mercato, su questo non abbiamo mai voluto risparmiare, abbiamo sempre preso quella più forte. Sì, perché sono cari le spese mediche. Sì, ma le spese mediche, guardi, l'anno scorso ci è successo, abbiamo accompagnato un ragazzo in ospedale per niente di grave, no? Però cioè, l'anno scorso abbiamo capito che il sistema senza un'assicurazione forte non funziona. Lui alla fine ha pagato forse
5 dollari una cosa che una cremina che erano tipo 5 dollari aggiuntivi, ma una spesa di quella visita medica montava a 300 dollari che sono stati Infatti, dati va bene, va dall'assicurazione. bene. Poi Poi, volevo chiedere, ah no, mi dica, no, scusami. no, No, vado. volevo capire quanti soldi portare dietro come extra, se avete una media, ho già fatto una media in base agli altri anni, non so. Cosa consigliate? I soldi extra sono davvero Poca. una spesa personale, nel senso che i ragazzi, l'unica spesa che non è compresa rispetto a il viaggio vitto alloggio, no? È la spesa della lavatrice, che la Ah. lavatrice si paga con la carta e costa, non so, 2 dollari il lavaggio e 1 dollaro e qualcosa è l'asciugatrice. Vabbè. Quindi tutto il resto è spesato, per cui le spese sono quelle del gelato, del caffè, dello shopping personale. Noi consigliamo sempre ai ragazzi, no, di prendere praticamente, di avere una carta ricaricabile, non avere i contanti, perché è quasi impossibile cambiare i contanti, cioè gli euro per comprare i dollari, ed è una perdita, quindi pagare tutto, si può pagare tutto ovunque con la carta. E quindi consigliamo sempre di fare così. Poi i genitori possono in questo modo anche monitorare le spese da casa, Certo. eventualmente dimenticare oppure dire basta, non, ti sei comprato troppe cose, adesso anche meno. Poi volevo chiedere le ultime due cose e poi è finito. Allora, diceva che il gruppo di partecipanti è di 26 persone. 24 più 2 Ah, accompagnatori. ok. E le graduatorie, cioè i nomi quando si sapranno, più o meno? Allora, noi praticamente chiederemo, pubblicheremo domani o dopodomani il modulo di adesione, di sicuro dopo Natale, dipende dai direttori se dovranno aspettare le pagelle, cioè gli scrutini o meno delle terze e quarte. Quindi io direi di cioè io vorrei chiudere il prima possibile, diciamo entro gennaio, inizio febbraio, però è sempre sta un po' dopo la decisione dei direttori, perché cioè, più che altro per i documenti che dobbiamo preparare per i ragazzi che non hanno la cittadinanza europea, che quello era la cosa più complicata, direi, l'anno scorso. È stato davvero, non dico Difficile, traumatico, ma quasi ottenere i visti. immagino, va bene, la ringrazio, grazie mille, buona serata. Altre domande? Buonasera. Buonasera. Volevo solo chiedere un'informazione, ma noi comunque possiamo fare la lesione quando ci manderete il modulo Google, indipendentemente dalla graduatoria, giusto? Sì, voi fate l'adesione, poi i direttori in base alle adesioni faranno la graduatoria. Va bene, ok. Grazie, allora. Salve, Prego. buonasera. Scusate. Sì, prego. Buonasera. Buonasera. Ecco, io volevo sapere per chi non è italiano, per chi è straniero, i documenti quali sarebbero? Allora, è il visto, come dicevo prima, che si ottiene nell'ambasciata americana, c'è tutta una procedura per la quale vi aiuto io di portare avanti e poi il visto è a carico della famiglia, costa sui 150 euro circa. E poi una volta ottenuto il visto siete a posto. Ma si può fare con regolare permesso di soggiorno? Sì, serve il regolare permesso di soggiorno, assolutamente. È uno dei documenti richiesti per ottenere il visto. Ok, un'ultima domanda. Non ricordo bene quanto viene il costo. Allora, abbiamo detto all'inizio, cerchiamo di tenere 2.200 come costo di contributo alle famiglie.
abbiamo messo questo margine in caso dovesse, cioè dovesse peggiorare l'inflazione e il dollaro dovesse salire di più rispetto a quello che è adesso, che ci auguriamo non capiti, non succeda per X motivi, il margine di un possibile aumento nel caso la situazione economica nel mondo ci dovesse costringere a questo, però teniamo a tenere il prezzo 2200. Ok, perfetto, va bene, grazie. Prego. Salve. Altre domande? Posso chiedere solo, perché la prima mezz'ora non mi si era scollegata alla riunione, nel costo quindi è già comprensiva l'assicurazione extra, sì, giusto? Sì, giusto. Okay. Mentre per gli esami di quarta i tempi sono giusti? Cioè... Sì, la partenza è contemplata in base alle tempistiche dell'esame. Anche delle quarte, ok. Ma nell'eventualità uno compilasse il modulo di adesione, poi può decidere di non partire se rientra in graduatoria o una volta firmato il modulo è obbligatorio no. partecipare? No, si può decidere naturalmente non sotto la partenza, perché in quel modo, cioè, se confermiamo i biglietti, che li confermiamo circa 15-20, entro 15 giorni, 20 di partenza, noi pubblichiamo la graduatoria e poi pubblichiamo anche la lista di attesa. Quest'anno è successo che sotto la partenza un ragazzo si è inserito al posto di una ragazza che non è potuta partire, ma siamo riusciti a fare tutti i cambiamenti senza nessun costo, quindi anche la famiglia non ha, cioè abbiamo restituito l'anticipo che ci hanno dato. Ok, perché nell'eventualità ci sarebbe una penale se uno per X motivi poi magari a un mese dalla partenza non può più partire? Ma un mese è ancora il tempo utile, poi dipende, cioè di solito, adesso questo è il primo anno che voliamo con Emirates, direi che sono un pochettino più rigidi rispetto ai cambiamenti che ITA Airways o American Airlines, con i quali eravamo diventati amici negli anni, di sicuro è una compagnia che non conosco tanto bene, quindi mi auguro che ci vengano incontro, però un mese diciamo che è ancora tempo utile, poi dopo più ci avviciniamo alla partenza più c'è rischio di dover magari sostenere una penale per il cambio del nominativo solo per il biglietto aereo. Invece il college possiamo cambiare i nominativi fino all'ultimo, cioè okay, è una realtà che è abbastanza ci accoglie molto volentieri. Ecco, questa è un'altra cosa che adesso purtroppo nella condivisione di schermo non vi posso, forse posso, condividere quello che diceva la direttrice, cioè noi siamo una scuola che è molto ben volentieri accettata, cioè loro sono felici in America quando arriva la Galdus, e questa è un'asticella che è al di sotto della quale io non voglio andare, lo dico al nuovo gruppo, che il nostro nome ha una certa nomea in positivo, perché i ragazzi di Galdus sono quelli che si comportano bene, sono sempre puntuali, ci sono tutti i giorni alle lezioni, non causano mai danni, non causano nessun tipo di problema. Ci sono altre scuole per le quali a volte si mettono le mani nei capelli, la mia non deve essere così. Noi abbiamo stretto dei rapporti belli con il college che ci accoglie, che poi ci dà anche il lusso di poter chiedere qualche volta qualche favore per i nostri ragazzi, e questa è una collaborazione che portiamo avanti da anni, che siamo felici quando vediamo che i nostri ragazzi, cioè ogni volta sono una garanzia, e voglio che anche questo gruppo che sarà in partenza sarà di nuovo un'asticella posta in alto e una nuova garanzia di un proprio i docenti sono contenti di averli in classe, come il gruppo di Dublino, che i docenti erano stupiti che i nostri ragazzi si alzavano quando loro entravano in aula, che erano, poi si sono comportati benissimo, mi hanno parlato super bene sempre dei nostri ragazzi, ed è una bellissima soddisfazione, no, per noi che lavoriamo tutto l'anno e che cerchiamo di offrire a loro questo tipo di esperienza. Okay. Comunque quindi, quest'anno c'è solo New York, giusto?
Allora, nì, nel senso che per le terze e quarte c'è New York, per i maggiorenni di quarta c'è l'esperienza Erasmus, adesso a breve mandiamo, a gennaio mandiamo 12 ragazzi di quarte e di terze a fare l'esperienza di tirocinio curricolare in Spagna e in Germania. E anche d'estate di nuovo ci sarà la possibilità per il tirocinio curricolare per i maggiorenni. Poi c'è New York e dopo c'è Dublino però per le seconde. Ah, ok. Momento. Va bene. E quindi l'Erasmus ci sarà anche nell'estate oppure anche dopo l'estate per chi ha finito la quarta, giusto? Solo in estate. Ok, va bene, va bene. Solo Comunque a in grandi linee siamo sui 3.500 euro in tutto, tra visto, passaporto e soldi da portarsi extra, tenendo conto i 2.500 se dovesse cambiare il prezzo, giusto? Sì, il passaporto non costa così tanto, penso. Sono 50, non so, non saprei. Mi sembra che siano 100 e passa euro anche solo il rinnovo, perché stavo guardando di recente. Non glielo Va so. bene, ok. Grazie mille, grazie. Una curiosità, posso chiedere? Certo, prego. Sì, avete parlato di gite presso aziende del territorio, no? Tipo appunto aziende informatiche piuttosto che la pasticceria, ma per chi invece al Galdus sta facendo un percorso formativo diverso, tipo Zoo Garden, cosa c'è? Allora, purtroppo, cioè, non, le visite aziendali sono un extra che facciamo, cioè, diciamo che quest'anno le ragazze, non abbiamo avuto in realtà i ragazzi, oh sì, in realtà sì, due ragazze c'erano Due, due. del corso del Cura del Verde, che hanno visitato la pasticceria insieme a noi, non possiamo sempre garantire a tutti i ragazzi la visita di un'azienda del settore diventerebbe un pochettino troppo impegnativo. Le ragazze, comunque nella realtà newyorkese i ragazzi trovano spesso gli spunti per quanto riguarda la loro formazione. Mi vengono in mente adesso i nostri sportivi che per la prima volta potranno avanzare la richiesta di andare a New York, il College di New York e gli studenti che ci abitano, per loro penso saranno una scoperta enorme, perché mentre ci siamo noi, insieme a noi ci sono gli sportivi americani che sono più o meno gli armadi che camminano rispetto ai nostri ragazzi che sono piccolini, e poi c'è i loro allenamenti, li possono vedere in palestra, quindi anche se non è una visita ufficiale, la scoperta di diverse realtà si coniuga comunque, ecco, cercando sempre di fare un collegamento, non lo so, i nostri orafi che sono andati con noi a vedere Natural History Museum, dove sono andati in una sezione dove c'erano le pietre preziose che per il loro corso è fondamentale. Quindi, anche se non è una visita di un'azienda che si occupa di cura del verde, ci sono tanti spunti comunque della realtà lavorativa che per i ragazzi diventano preziosi. Google, di sicuro, grazie a questa conoscenza che abbiamo, è un'eccezione solo per gli informatici, perché purtroppo in 24 non ci possiamo entrare, ma per tutte le altre aziende cerchiamo di portare tutti i ragazzi, come è stata invece la pasticceria dove siamo andati a visitare e scoprire la storia di una famiglia italiana, che non è soltanto la storia di un'azienda sul territorio, anche la storia dell'immigrazione italiana in America, che poi abbiamo collegato con Ellis Island e così via e così via. Quindi cerchiamo di fare gli approfondimenti di diverso tipo. Spero di averle Sì, risposto. grazie. Sì, grazie. Altre domande? Sì, io avrei una domanda. Prego. Ma per i posti che visiteremo, sarà compreso magari anche una parte del New Jersey o del Queens?
No, New Jersey in Queens no. Allora, per quanto riguarda le attrazioni a pagamento di cui vi parlavo prima, noi cioè, abbiamo visitato il National History Museum, abbiamo visitato il MoMA, abbiamo visitato il Met, che sono tre grandissimi musei. Poi abbiamo visitato Ellis Island e Liberty Island, che sono dove c'è la Statua della Libertà e l'isola di immigrazione. Abbiamo visitato 9-11, cioè il museo il memorial dell'attacco alle Torri Gemelle. Poi ragazzi, aiutatemi. Top of the Rock e No, grattacieli esatto, i e grandi grattacieli. grattacieli. Il Top of the Rock, cioè Rockefeller Center, Empire State Building e il nuovo grattacielo che è The Edge, quello famoso, non so se avete visto, dove c'è la vista di tutto il panorama di Manhattan a 360 gradi. Quindi queste sono le attrazioni. Poi siamo andati a scoprire diversi quartieri dal downtown con il Financial District a Brooklyn, Dumbo. Siamo andati quest'anno anche a Bushwick, che è il quartiere dello street art. Abbiamo visitato praticamente il Chinatown, Little Italy e così via, tutte quelle cose super belle. E poi da veri newyorkesi, perché quello diventiamo quando ripassiamo tempo in America. Abbiamo fatto diversi pranzi e diverse cene in realtà al Central Park di domenica. E una delle cose per me più belle, perché per me era nuova, questa è una delle nostre cene, penso che sia un giovedì. Siamo a Dumbo, che è il quartiere di Brooklyn, sotto i ponti, e aspettavamo il film perché i ragazzi avevamo mangiato la pizza prima del film e poi siamo andati al cinema all'aperto insieme ai ragazzi. Abbiamo visto un film a cielo aperto con questo sfondo dietro, che è stata una meraviglia. Cioè, io Ok, penso. grazie. Penso che la fortuna di questo progetto, io sono d'accordo con quelli che dicono a New York ci posso andare anche dopo, no? Però anche modestamente penso che la fortuna, cioè dei nostri ragazzi che partono con noi, con la scuola la quale a loro vuole bene, e che partono con le persone che davvero ci tengano, che loro a casa portino il massimo. Perché con qualsiasi agenzia un giorno da turisti, uno si ferma 5 giorni, difficilmente si va così a fondo, no? Nell'esplorazione di una realtà diversa. Non so, forse Tommy può darvi la conferma di questa tesi, Assolutamente, che l'ha assolutamente. vissuto, no? Sì. Vivere l'esperienza secondo per secondo lì, secondo me, deve essere così. Altre domande? Ok, sì, no, scusi, l'ultimo posto che volevo chiedere informazioni. Island Park, niente, su Island Park o Long Beach, Allora, mai. andiamo su Long Island, andiamo al mare un giorno, un pomeriggio si va al mare. Oddio. Coney Island. Coney Island, esatto, la spiaggia dove passiamo, dove c'è il famoso Luna Park, quindi quello sì. Non Ah, ok, grazie. so se nelle vicinanze dicono, aspetta, sto provando a trovare le foto, ma è un po' difficile, ce ne sono più di 3.000. Questo è l'album di tutte le foto. Altre domande mentre io provo a trovare la spiaggia? Ah, eccole qua. Questa è la spiaggia di Coney Island. Altre domande?
Questo è come ci contiamo a New York. Domande altre con le quali possiamo rispondere? Dubbi, perplessità? No, mi sa che abbiamo chiarito più o meno tutti i dubbi. Io a questo punto vi ringrazio per la fiducia, prima di tutto, perché avete partecipato alla presentazione del progetto e spero di vedere tante adesioni. Questa è solo la prima di diverse riunioni che rispetto a questo progetto si faranno, perché volevamo darvi un'infarinatura generale rispetto a quello che è l'esperienza di per sé, così uno sa a che cosa va incontro. Dopodiché, con quelli che verranno scelti, faremo le riunioni proprio su quale adattatore per quale presa comprare e così via, con più dettagli, no? Di tipo operativo, indispensabili anche quelli per partire pronti. Vi ringrazio e rimango a disposizione nel caso i miei contatti ce li avete, penso che ce l'abbiate, se ci dovessero essere domande. Io sono Irena Bozinovic, la mia email è bozinovic@galdus.it, quindi.